Il Cesanit in 5 minuti ribalta il risultato, fino al 40esimo perdeva 1-0, poi riuscito a portare a casa una vittoria per 3-1. Siamo col mister Nicolino. Si aspettava questa vittoria visto come stava andando la gara? Aspettarmi una vittoria sinceramente agli ultimi 5 minuti no, bisogna essere onesti, però che noi eravamo venuti qua con l'intento di portare a casa 3 punti, non per demerito o per il Soverato che in questo momento si trova all'ultimo posto, perché noi ultimamente stiamo facendo degli ottimi risultati, delle buone prestazioni. Oggi no, o il tempo, il campo che non era in ottime condizioni, poi alcuni titolari ce li avevo in panchina perché per problemi vari, per infortuni che sono entrati dopo, vedi Sant'Agata, vedi Michenzi, e quindi poi si è visto un buon Cesaniti, purtroppo alla fine sì, però dobbiamo dire pure che al primo tempo c'è stato annullato un gol che... su un dubbio fuorigioco, poi c'è stato un rigore non chiamato dall'arbitro, però il calcio è questo purtroppo, ci è andata bene a noi e sinceramente sono contento per questo. Presidente Amadori, una partita che era in pugno fino a 5 minuti dalla fine, da 1-0 si è passato al 3-1 in favore degli ospiti. Vabbè, il 3-1 è un risultato bugiardissimo. Abbiamo fatto un buon primo tempo e il secondo siamo calati perché i ragazzi sono senza allenamento, perché ci sono nuovi innesti e non erano abbastanza allenati. Queste feste dopo ha dato il suo e purtroppo fino al 5 minuti dalla fine ci credevo, perché avevamo questa partita proprio in pugno. Dopo al 40esimo c'è stato questo gol che i miei proprio si sono demoralizzati al massimo, e dopo il 43esimo, il 48esimo hanno fatto secondo e terzo gol, però è una partita che non meritavo e non ci credevo a perdere questa partita per come abbiamo fatto il primo tempo. Il secondo diciamo siamo calati. Ma in alcuni momenti, specialmente quando si vince, manca poco alla fine della gara, il pallone va anche spazzato, cosa che invece i suoi giocatori non hanno fatto perché hanno tenuto moltissimi palloni fra i piedi, e quello è stato diciamo l'errore che hanno fatto. Diciamo che l'errore, per come l'ho visto io, è stato del portiere Chiara Vallotti, che l'ultima domenica aveva fatto una bella partita a Petrizzi. Il vento gli aveva deviato secondo me la traiettoria, perché è stato proprio un peccato. Infatti alla fine era demoralizzato pure lui, però ci può stare.